Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky e oggi vi do il benvenuto in questo Fuck Ricky, lo speciale 3000 iscritti. Io non so a cosa vado incontro perché praticamente lei ha creato qualcosa di particolare per questo video. Spero si senta bene perché siamo in mezzo ad un parco, volevamo fare qualcosa di più originale e quindi io risponderò alle vostre domande. Ha selezionato tutto lei, quindi io sono ignaro, e anche alle sue domande, quindi sarà un qualcosa di particolare. Quindi bisogna dire Sì, vai. Che avevo messo nella scatola le domande divise per ambiti, dato che c'erano domande uguali, però non volevamo tralasciare nessuno, quindi salutiamo tutti quanti e ringraziamo per le numerosissime domande. La genialità è tutta la sua. Abbiamo messo le domande, cioè ho messo sì. Le domande insieme per ambiti, ovvero tutti, che ne so, tutti quanti anni hai da... Vabbè, insomma, tra queste domande ci sono 10 bigliettini che non c'entrano, cioè sono domande sulla cultura calcistica fatte per metterlo in difficoltà e a cui dovrà rispondere. Ovviamente non saprà rispondere. Probabile. Per cui vi chiedo di suggerire sotto al video le punizioni, no, i... come si chiamano? Le penitenze. Le penitenze. Da fare. Che dovrà fare in un prossimo video, magari quando arriviamo a 4000. Vediamo. Fare, però cose fare. Cattive, cioè, quindi vabbè. Partiamo subito. Qui c'è la scatola, guardate, con tutte le cose dentro. Allora, primo bigliettino, vediamo un po' cosa troviamo. Mandieni. Allora, quindi due ne devo leggere? E tutte e due. Ok, uno è Federico Romeo, Fuck Ricky, in che cosa ti sei diplomato, laureato? E l'altro, Fuck Ricky, parlaci un po' di te, nome, anni, eccetera. Vabbè, sì, ma chi l'ha scritto? Ah, scusami, l'ha scritto MR Warminator. Warminator, ok. Allora, diciamo che parlo in linea generale, vabbè, io ho 24 anni, fra poco 25. Mi sono diplomato al geometra avendo fatto un'altra scuola prima, però vabbè, cose un po' così complicate. Poi, beh, niente, mi piace il calcio, mi piace giocare a FIFA e via dicendo. Quindi dai, questa era una infarinatura generale. Quindi altro biglietto, sono carico. Gero G, Fuck Ricky, secondo te come andrà il Milan il prossimo anno? Andrà così così perché forse non faremo una bella figura. Poi, ancora Fuck Ricky, che ne pensi della situazione in casa Milan? A me piange il cuore a vederlo così. E poi, secondo te questo campionato sì, sarà più equilibrato? Magari si dice che li ha scritti così. Sì, piano piano. Pensi che la Juve si possa recuperare o è troppo superiore alle altre? Allora, Giorgio Draoli, Samuele Cavataio. Secondo me la Juve è sicuramente inarrivabile, perché avendo preso anche Pjanic e Dani Alves ha raggiunto un livello clamoroso. Cioè, secondo me l'anno prossimo domina di nuovo la Juve. Ora tutti i tifosi juventini facciano i loro scongiuri. Poi il Milan non vedo un progetto valido, quindi per il momento per me per l'anno prossimo ancora soccomberemo, diciamo. Alex Channel, Fuck Ricky, com'è stato FIFA 16 da 1 a 10? Cosa ti aspetti da FIFA 17? Andiamo per ordine. FIFA 16 da 1 a 10 per me 7. Non mi è dispiaciuto più di tanto, però molte cose si possono migliorare. Karan Pirlo, Fuck Ricky, qual è stato in assoluto il tuo giocatore preferito di FIFA 16? Bella Ricky. Allora, come versione, diciamo, speciale, sicuramente Suarez, Tots è stato proprio il top. Come versione NIF, magari in linea generale, mi è piaciuto un sacco Manolas come difensore. Vediamo. Questa è una domanda sua. Occhio, arriva la prima. Vabbè, soprannome di Rui Costa, oppure club sono in cui ha giocato dal 1982 al 1990. Neanche leggo, è talmente facile. Il Musacete, eh? No, io ho trovato che si chiamava in un altro modo. No, vabbè, non puoi aver trovato qualche altra cosa, sì. Perché il Musacete è il suo soprannome ed è il mio idolo da sempre. Anche se è un giocatore non molto attuale, via dicendo, è stato il mio idolo. Io mi sono innamorato del gioco del calcio grazie no, a lui. No, io ho trovato che lo chiamavano O Maestro. Anche O Maestro, il Musacete. No, non me l'hai detto. Ha due soprannomi. Altra domanda tua, attenzione. Mamma mia, il Milan è troppo facile qui. Il Milan viene fondato nel 1889, 1899, 1888, 1092, 1889. 99. No, ho sbagliato, ho letto male. Due penitenze. Ok, due penitenze. Cos'è? Madonna. O miracolo di Berna. Oddio, giuro che questa non la so. Miracolo di Berna. Che è una... Ma è calcio in generale o solo sul Milan le domande? No, è calcio in generale.
Questo è il miracolo del Torino, no? Sbagliato? No, praticamente è riferito alla finalissima Germania-Ovest-Ungheria. Ah, è vero, ai mondiali. No, non me lo ricordo. 1954. Ok, ne ho sbagliato un altro, non so niente di calcio, perfetto. È bellina, tieni. La storia, perché vince la Germania 3-2 contro l'Ungheria, sì, che sì, dopo sì. 8 minuti era già... Ok, non so niente. Ma tutte quelle. Altra domanda, come mai Maradona e Pelé non hanno vinto il pallone d'oro? Vabbè, non c'è una motivazione, no, c'è proprio una motivazione valida. Allora, non so come definirtelo. Eh no, vabbè, perché non c'era un vero e proprio pallone d'oro prima. No, perché da regolamento poteva essere dato solo agli europei fino solo a chi... 5. Esatto. No. Dato che Pelé giocava in Brasile, volevo dirlo, non poteva essere dato a lui. Non però è che giocava in Brasile. Sì, ha giocato solo in Brasile. È di nazionalità. Ah, nazionalità. Solo la nazionalità. Guardate. Grazie al mio canale si imparano nuove cose, vedi? Sì, vabbè, siamo qua. Io sono ignorante come una capra, però voi imparate. Quindi il pallone d'oro veniva dato solo agli europei, quindi di fino nazionalità europea, fino al 94. 95. Ah, 95, ok. Attenzione, altre domande, qui sono tante. Allora, Lionel10, passate dal suo canale, è un pro player. Chi è il giocatore più forte a FIFA in Italia? Lui praticamente spera di colui, e dico Longwolf, a sfregio. Poi... White Eagle 1900 fa crichi. Qual è il tuo giocatore preferito sulle carriere di FIFA? Assolutamente il mio giocatore preferito, ma proprio in linea generale, è sicuramente Baccalì. Infatti ce l'ho anche nella carriera del Milan. Cresce un sacco, velocissimo, tecnico, un bel tiro, tutto. Federico Ceccarino fa crichi. Il tuo giocatore preferito su Foot? Preferisci Foot o FIFA Offline? Perché da quando giochi a Foot? Qui devo rispondere veloce, però io preferisco, non c'è magari una modalità, mi piace l'offline per la carriera solamente, mi piace l'online per Ultimate Team, però diciamo che in linea generale l'online ha troppo momentum, tutte script e queste cose qui, quindi non mi entusiasma più di tanto, mi sta piacendo di più la carriera quest'anno. Andrea / Bombe TV fa crichi, sei bravo a calcio? Vabbè, queste sono tutte domande sul calcio. Luca Lucchini, Ricky, il calcio lo giochi solo sul mondo virtuale o anche nella realtà? Moreno Margarito, qual è il tuo giocatore preferito nella realtà? Chi ti ispiri quando giochi a calcio? Vabbè, qui siamo un po' avanti. Allora, giochi nella realtà? Sì, gioco, ma soprattutto con gli amici, perché vi spiego, giocavo in società di un certo livello, cioè di un certo livello, della mia città alla fine, non è che chissà che, però giocavo anche ad alti livelli, Pulcini, allievi, esordienti e via dicendo. Purtroppo mi sono rotto il ginocchio, mi sono rotto il crociato, da quel momento ho deciso di non fare più attività agonistica e quindi ho lasciato il tutto. Poi, qual è il tuo giocatore preferito nella realtà e a chi ti ispiri quando giochi a calcio? Vabbè, ho risposto già prima, Rui Costa è stato il mio idolo, quello a cui mi ispiro. Diciamo, come calciatore attuale mi piace molto la fazione Ronaldo Messi, mi piace più Messi sinceramente tra i due, però non disdegno Ronaldo. Fa crichi, a calcio sei forte? Questo non lo so, devono dirlo i miei amici. Lei dice sì, diciamo me la cavo, diciamo così. Credi che il Napoli possa mai vincere lo scudetto? Bella Ricchi, sei un grande, grazie. L'ha scritto Piglio Mook, che non lo so, però penso che il Napoli possa dire la sua quando comprerà, secondo me, dei difensori di livello. Non perché questi che ha avuto quest'anno non siano stati buoni, perché Koulibaly e Albiol hanno giocato bene, però secondo me due centrali un po' meglio possono andare, e poi serve un regista in più a centrocampo. Poi passiamo a Remy Tommasi, fa crichi. Hai mai giocato a calcio in prima squadra? In che categoria? Italia arriva in finale? Ti ho già risposto, diciamo, dove ho giocato. L'Italia arriva in finale? Lo spero, però non ci credo. Qui è un commento in solitario. Matteo Francescato, preferiresti fare un gol o tre assist? Un gol. Io quando gioco con gli amici la palla la passo, ma raramente preferisco più, io gioco punta, preferisco più fare gol e non passare la palla. Egoista. Poi, altro biglietto, questa è una tua domanda, no, perché... No, qual è il vero nome di Pelé? Don Nascimento c'è sicuro. Sì, però ecco. Edson. Edson, vabbè, yeah, dammela buona, ho messo Don Nascimento, ci sta, dai. Pegno numero 5. No, vieni, maledizione. Emidio, io vorrei far vedere cosa ha fatto la mia ragazza, guardate che spettacolo, c'è i biglietti tutti scritti, spettacolo. Emidio Castaldi, fuck, porterai altri giochi oltre a FIFA, esempio NBA 2016, Mattex XD, ah, è la faccina, 98. Mancina. Quali altri giochi porterai oltre a FIFA? Allora, diciamo che... In linea generale vorrei portare qualche altro gioco, lo dicevo anche a lei, però non so la vostra reazione, magari anche nei commenti suggerite. Ditemi, suggerite magari se vi può piacere qualche gioco e via dicendo, perché non lo so, visto che ho portato solo FIFA. Stanno finendo? No. Più o meno. Francesco Covino. Ah, questo è il mio grafico, grandissimo. E vedi quanto è bello. Quanto sono importanti per te le grafiche in un canale YouTube? Importantissime, al top. Poi lui mi fa dei lavori
spettacolari. Spendi. Non perché il mio grafico, ma è bravissimo. Diego Montinari fa crichi, fai degli incontri in Puglia. Ma io sinceramente non penso di essere così famoso da fare degli incontri. Magari se passo da lì. No. Mi fa. Ok, allora facciamo così. Ci ospiti a casa tua per un weekend al mare in Puglia? Facciamo così, ci può stare, si può dai. Fa. Si può fare. Ma poi siamo piccoli. Siamo piccoli. Mangiamo poco. Francesco Pio Lecce, fai un tour della tua casa. Potrei pensarci, se non vengono i ladri a casa, però potrei pensarci. Carlos Simonetti, fa crichi, farai mai un Ricky Call You? Oddio, ovvero noi ti mandiamo i nostri numeri e tu ci chiami. Potrebbe essere un'idea, magari mi pagate voi le chiamate. No vabbè, ce l'ho la promozione, quindi si potrebbe anche fare. Diego Montinari, fa crichi, dai il tuo numero. No, siamo impazziti. Ah fuck, scritto proprio. Vabbè, grazie Diego, gentilissimo che mi hai mandato a quel paese. Tieni. Lorenzo Rossetti, fa crichi, cosa ne pensi dell'Italia? Secondo te potrebbe vincere gli europei? Secondo me ha buone possibilità quando gioca con squadre di livello. Cioè, secondo me sta più concentrata l'Italia. Gioca di contropiede, catenaccio e contropiede. Quando trova squadre un pochettino più piccoline e deve creare lei il gioco, fatica un po' di più, secondo me. Poi, Jep Nibbo, secondo te chi vincerà l'Europeo e chi la Coppa America? Chi è il giovane più promettente in Italia? La Coppa America non lo so perché non la sto seguendo, quindi ti direi stronzate e farei ancora più figure di merda di quelle che mi sta domandando la mia ragazza. Secondo te chi vincerà l'Europeo? Io sono sicurissimo che lo vince il Belgio. Inghilterra. Non credo. Inghilterra. Giuseppe Forte, mamma è lunghissima qui. Perché hai scelto la squadra per la carriera di FIFA, il Milan? Come squadra il Milan? Che squadra tifi? L'Italia andrà avanti nell'Europeo? Oddio, ci sono 3000 domande. Allora, per l'Italia già ho risposto. Perché ho scelto il Milan? Perché è capitata l'opzione nella seconda stagione, poi è la squadra che tifo, quindi mi piaceva questo. Poi, leggiamo, con che squadra arriverà in finale l'Italia? Speriamo col Belgio, magari la finale Italia-Belgio e ci divertiamo. Grande Ricky, continua così che arrivi subitissimo ai 10.000 iscritti. Speriamo. Magari farai qualche food draft challenge, bella Ricky. Potrei pensarci, magari anche con qualche youtuber, se qualche youtuber vuole fare una collaborazione, qualche challenge ci può stare. Enzo Pasculli, quando sei nato e dove abiti? Allora, abito in Basilicata. Aspetta, abito in Basilicata. Quando sei nato? Nel 91. Quanti anni hai? Ecco qui, Giuseppe Femia, ok. Enrico Caruso, quanti anni hai? Già risposto. Luca Baviera, ma tu di dove sei? Vabbè, tutte domande ha fatto lei questo lavoraccio, quindi perfetto. Christian Pompa, ha il cognome più bello del mondo. Fa crichi, di dove sei? Dovevi far vedere la tua faccia quando ho detto è il cognome più bello del mondo. Comunque va bene così. Di dove sei? Già l'ho detto. Signor Shady, grande Ricky, qual è la tua città? Qual è, questa è la tua città sogno? Quella dove vorresti vivere, perché? Assolutamente Milano, ci sono andato 3 volte e 3 volte mi sono innamorato di quella città. È caotica ma mi piace un casino, poi, cioè, io adoro Milano. E qui gli amici di Foot Italia Channel, che saluto. Pensi di portare anche Road to Glory o robe simili su Foot 17? Grande Ricky, per i 3.000 iscritti, continua così. Potrei pensarci, però penso più con FIFA 17, magari creare un qualcosa tipo raggiungi la prima divisione solo con i crediti che guadagni. Una sua domanda. Qual è l'unica squadra che ha partecipato a tutti i campionati di Serie A dalla sua fondazione? Milan, Roma, Inter e Sampdoria. Scommettiamo che questa la azzecco? Inter. Ho presa? Sì. Perché l'Inter sono 5 pegni comunque. Io sono milanista, ma apprezzo l'Inter perché non è mai retrocessa, mai niente, quindi è rimasta lì. Giacomo Iovane, perché sei entrato nel mondo di YouTube? Continua così e buona fortuna. Allora, poi Antonio Puzzone, Ricky, cosa ti ha spinto a riaprire un canale YouTube dopo la chiusura del tuo primo canale? Un bacione anche a te. Rares Chasar, qual è stata la tua motivazione per entrare nel mondo di YouTube? Sei grande. Grazie Rares. Allora, rispondo un po' a tutte e tre. Diciamo che io stimo tantissimo due YouTuber in particolare, JustRon e Tiz, colui che fa la carriera allenatore su YouTube. Mi sono ispirato a loro, ho detto vabbè, voglio provare anche io a fare qualcosa di mio, a creare un canale mio, e mi sono ispirato a loro due. Diciamo che ancora li guardo perché veramente sono il top per me su YouTube Italia, e quindi spinto da loro ho aperto il mio canale. Non mi aspettavo di avere questo successo, soprattutto nell'ultimo periodo, visto che io sono stato sempre nelle community alla fine, e quindi ho voluto aprire il canale per questo motivo. Bonus, più 15 secondi. Ah, maledizione. Potevo cercare una risposta sul cellulare. Potevo cercare una risposta sul cellulare. Era bella questa.
Mattia Ferrazzo fa crichi. La vita da youtuber ti toglie tempo, ti danneggia la tua vita privata. Sono con lei, quindi sto facendo un video anche con lei. Non danneggia più di tanto la mia vita privata. Certo, più toglie un po' di tempo, ma mi sto velocizzando a fare un po' tutto, quindi più di tanto no. Chi ha inventato il calcio di rigore? Aspetta, la persona precisa o la nazione? No, la persona. Dai, la persona precisa, penso nessuno al mondo, se non va su Wikipedia la cerca. Vabbè, la nazione è il ruolo almeno di chi l'ha inventato. Il ruolo? Sì. Il ruolo, cioè, in che in senso? Campo. In campo. Per me l'ha inventato un inglese. E il ruolo? Ho azzeccato. No, già qui mi devi dare voglio un bonus. Il ruolo. Vabbè, visto che i rigori li tirano gli attaccanti, il portiere? L'ha inventato un portiere. Quando era sono forte! Quando sono forte! Vabbè, è comunque inglese, no, dai. Non l'irlandese. No. Ho azzeccato anche il portiere. Dire... No. Ho azzeccato, no, ho vinto. Inglese. Ho capito, ma comunque ho vinto. No, andiamo avanti, no. Tieni. Ma è facilissimo. Anno di fondazione della FIFA. Quindi sì. Dico 1980. 2004. Vabbè, non importa. The Gamer 004 fa crichi. Come registri l'audio? Con un microfono Samsung. Potete trovarlo su Amazon facilmente. Trova il nome di tre personaggi di anime, cartoni animati, che giocano a calcio. Holly, Benji, Mark Lander. Personaggio di Holly e Benji, vallo a cercare se non ci credi. Mark Lander. Ultimo commento. Edoardo Sobrero fa crichi. Tu acquisti FIFA Points o crediti? Usi il sito che sponsorizzi o compri direttamente da lì? Allora, io non sponsorizzo nessun sito sul mio canale. Nella community sponsorizzo un sito. FIFA Points mai presi in pratica quest'anno. Crediti a inizio FIFA ho preso qualcosina, per ora proprio niente di niente, perché per fortuna ho i miei amici youtuber che mi prestano i crediti per fare review e via dicendo nelle commenti. Quindi ragazzi, direi che il video può finire qui. Scrivete nei commenti le 6 penitenze, me le sono meritate, sono un ignorantone, però prometto che in futuro, se mi dovesse fare qualcosa del genere, studio di più. Sì, magari riesco a rispondere meglio. Ringrazio la mia ragazza. Aspetta, c'è un'ultima domanda, vai. No, seriamente, per gli iscritti, è la domanda seria. Sì. Quanto peso hanno le descrizioni prima di un video? Le fa lei? Vabbè. No, è per fare le descrizioni che capi d'impatto. Ok, quindi rispondete a questa domanda. Anche devono rispondere a 300 cose, non so come faranno. No, dai, però. Almeno le punizioni. Ok, cattive. Va bene. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per questi 3000 iscritti, anche se siamo già oltre e questo mi riempie di orgoglio. Spero ancora una volta che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice, un bel pollicione importante, vedi? Fai vedere il tuo pollice, ok? Un saluto da Ricky, quindi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!